Un finanziamento di 7 milioni di euro è in arrivo dalla Regione Campania per l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il provvedimento è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania numero 4 del 21 gennaio scorso per finanziamenti inerenti il piano investimenti. In particolare della Regione Campania saranno erogati 6 milioni 900 mila euro, di cui 900 mila per attrezzature elettromedicali e 6 milioni per lavori di sistemazione degli impianti elettrici, idrici e tecnici, per la copertura delle sale operatorie e per i reparti di ostetricia e ginecologia. Una prima ed importante risposta dunque alle molteplici richieste avanzate negli ultimi mesi sia dagli operatori sanitari che dagli amministratori locali preoccupati per il futuro della struttura sanitaria del centro celentano. Qualche giorno fa a Vallo della Lucania si è svolto proprio un incontro tra i dipendenti dell'ospedale e una nutrita rappresentanza di sindaci cilentani. Soddisfazione per il finanziamento regionale viene intanto espressa dal sindaco di Vallo della Lucania Antonio Aloia. È un importante risultato, dice, in linea con il lavoro che stiamo svolgendo insieme al direttore sanitario dell'ospedale San Luca Pantaleo Palladino. Un ringraziamento va sicuramente al direttore generale dell'ASL di Salerno Antonio Squillante e a Marcello Feola, consulente amministrativo dell'ASL, e al direttore sanitario Federico Pagano. È evidente che anche il nostro territorio è attenzionato dai vertici dell'azienda sanitaria nonostante la distanza dai centri metropolitani. Per Aloia dunque l'inizio di una costante battaglia che sarà fatta per il territorio al fine di garantire l'inserimento dell'ospedale San Luca nel piano di emergenza della provincia di Salerno. Nello stesso provvedimento della Regione Campania sono previsti 5 milioni e 700 mila euro per l'ospedale Immacolata di Sapri, di cui 750 mila per l'adeguamento impiantistico e normativo della sede del presidio ospedaliero e il restante per l'integrazione di un gruppo elettrogeno e per la sistemazione delle aree esterne. Un finanziamento di 7 milioni è previsto anche per l'ospedale di Polla.